Ciao a tutte e a tutti. Allora, siccome che oggi praticamente non avevo idea di che video fare, ma finalmente non so come si può dire, ma guarda le ciance. Allora, questo è un altro video per insomma, diverso l'uno dall'altro, di questa tipologia. E per dircela breve, è un video di tutte le mie borse che ho, che porto poco e nulla. Praticamente la borsa che porto è una di Zara, ma la porto poco perché la porto solamente d'inverno quando devo mettere tante cose dentro. E l'altra è quella che mi avete visto tante volte nei video, vlog e non solo. Quindi questa è la mia borsa e adoro tantissimo, mi piace. Aspettate un attimo perché qua ho il naso. Ok, allora questa, vi dicevo, è la mia borsa, è la solita borsa che porto per andare in giro o anche per andare alla spesa, eccetera. E mi piace da morire. Questa ha la tracolla, come potete ben vedere, e anche i manici. Non mi soffriamo molto, però potete anche chiuderla così, però. Io lascio, chiudo solo la cerniera e stop. Ha delle tasche dentro e a un lato, poi devo stare molto dentro. Un'altra borsa sono queste qui che avevo nell'armadio, ma mi casca tutto, quindi vabbè. Sì, perché io le metto tutte attaccate a un coso per i panni, ovvero una piccapanni, così si chiama. Vabbè, comunque niente. Sopra un appendipanni sarebbe, non mi arriva in gergo calabrese, scusate. Comunque, borsa, ho questa borsa qui che non è male per niente, ma la porto poco, anche questa d'inverno, per metterci ben poche cose, non la voglio sfondare, allora ci metto poche cose dentro. Ed è bellissima, si apre così, vedete, si apre così. E dentro c'è solo due taschine, una per metterci fazzoletti o quello che volete voi, e basta. Ci sta il portafoglio, fazzoletti, cellulare, quello che insomma vi va più a voi. E qua c'è un'altra tasca, come ecco, non mi soffermo molto. Questo è il suo gancio, non è il gancio, come si chiama? Il suo portaspalla, sì, so, come si chiama? Vabbè, avete capito, no? Poi questa è un'altra borsa che la utilizzo quando vado a fare una camminata in giro per palau, tipo, che ne so, non dico quando sono elegante, ma quando non voglio portarmi un sacco di cose appresso, mi porto solo le chiavi e basta, solo per sgranchirmi le gambe. Questa qua c'ha la sua tracollina, come con questa, la sua tracolla. E questa mi viene bene solo per metterci le chiavi. Idem con questa. Questa è una borsa che per carità mi piace, ma boh, forse non l'avevo mai presa, ma non l'ho comprata, mi è stata regalata, ma apprezzo il gesto, ma boh, non mi fa intanto impazzire. Però la sfrutto ogni tanto, ma non sempre. Vabbè, questa è la borsa. E anche questo non mi soffermo perché sapete benissimo come si apre. Poi c'è quest'altra di, non mi ricordo che cartone animato sia. Comunque questa è molto carina, mi piace. Ma anche questa la uso pochissimo. Allora, questa la metto di qui, altrimenti non riusciamo più. Aspettate, ragazze. Non andate via. Questa è di un cartone animato Japping, ovvero giapponese, e dentro ci sta un portafoglio, tutto ciò che volete voi, la potete sfondare come volete perché tanto non si romperà mai. È bella forte, bella resistente, cioè volevo dire, scusate, mi piace. Questo l'ho preso nel negozio di cartoleria, libri di scuola, insomma, l'ho preso in un negozio abbastanza buono che ha tante cose, che aveva tante cose di rifornimento, borse e non solo, quindi molto buona. Anche questa stessa identica cosa l'ho presa non nel negozio, ma mi è stata bensì regalata perché l'ho vinta dentro un giornale di Cioè, sarà stato un Cioè, probabilmente sì, era un Cioè, vedete?
è rosa, questa qua sto parlando, non so se si nota. Sì. Con i suoi manici, questa uso ben poco, ma la uso. Adesso questi giorni non è che sto utilizzando tutte queste borse perché vi ribadisco, sapete la situazione che è, quindi la situazione, insomma, coronavirus, si esce poco. Poi, questa è presa dai cinesi, ma no comment perché non la sto utilizzando per niente, quindi vabbè. Poi, altre borse, questa le uso tutte poco, vabbè. Allora, dunque. Altre borse che sto utilizzando, sempre appesi a una piccapagna, come si chiama? Vabbè, mi viene sempre a dire così perché, sapete, sono sarta e mi viene a dire così. Allora, questo non c'entra niente, ma la verità. Questo lo tolgo e lo metto di qua. Ok. Questa borsa l'ho presa da un negozio abbigliamenti barra profumeria. Non dico da chi perché non so manco se si può dire da chi l'ho presa. Comunque è un negozio barra boutique o profumeria e mi è piaciuta tanto e mi ha colpito all'occhio e ho detto perché non prenderla. E questa è della Fila, bellissima borsa, che non la sto utilizzando però qualche volta ci farò un pensiero e la riutilizzerò. Come vedete qua ha sotto i piedini per non sporcarsi, ma ci credo ben poco perché quasi tutte le borse a volte io o le sfondo o le sbramo, poi sandole per terra e poi si rovinano tutte. Ai ai ai. E questa ai manici, vi faccio vedere come è dentro. Attendete un secondo. Allora, vedete? Dentro com'è? Non c'è niente, ci sta benissimo tutto, però bisogna stare attente a come la manovrate, ovvero come la usate esattamente. Poi, altra borsa presa sempre dai cinesi. Già. Queste prese dai cinesi, ma non mi ricordo se... Sì, mi sa che mi è stata regalata, ma ho l'impressione che sia cinese. Come no? Volete che non sia cinese? Questa? Ma certo che sì. E questa qui? Allora, le sto tutte appoggiandole, ecco perché vado di là, fuori camera. Perché stavo appoggiando le borse per farvelo vedere. Comunque questa è la borsa che portavo ogni tanto di papa quando andavo in chiesa per andare alla Santa Messa e la mettevo bella elegante con qualche cappotto bello peluscioso e carinissimo, bello caldo. Allora ci abbinavo questa. Il cappotto esattamente non mi ricordo il cappotto era, ma era bello, forse era un grigio top, non mi ricordo. Comunque ci abbinavo questa ed ero a posto, mi piaceva un botto. Adesso invece in chiesa, buonanotte, non ci sto più andando, non me le voglio vantare, ma è la realtà. Comunque, quest'altra è un'altra borsa di quando mia nonna aveva il negozio, perché mia nonna, non so se ve l'ho mai detto, ma lei è un ex commerciante d'abbigliamento che agli inizi, non mi ricordo se agli inizi o in mezzo agli anni 70, lei ha avuto negozio di corsetteria, abbigliamento, eccetera. Non vi dico tutto perché potete immaginare che bella cosa, fantastico. E questa era una borsa regalata da mia nonna. Bellissima, questa è Vans. È troppo carina. Poi qua all'interno c'è una tasca, non so se si intravede una tasca, vedete? No, non si vedrà mai, però ve lo dico io, fidatevi. E qua dentro ci sta di tutto, non tutto ma quasi, ed è bellissima, adoro. E voi direte, ma cosa dici adoro se la usi poco? Sì, è vero, avete ragione, però di tanto in tanto prendo e la uso, non la uso sempre, ma quelle poche volte che la utilizzo non mi dispiace, anzi adoro. E quindi va bene. Niente ragazze, queste erano tutte le mie borse. La pazzia delle borse, perché io quando vedo le borse al mercato o ne so, o che ne so, in un negozio, io esco fuori di testa. Mi piacciono e ne vorrei comprare una, ma non si può. E quindi faccio gli occhi a cuoricino quando guardo e vedo una borsa nuova, la vorrei acquistare. Se costa oltre il dovuto non la compro ovviamente, ma se costa solo 15,
euro, se non di più, tipo 24 euro come dai cinesi, o 25 la compro. Ma non mi dite di comprare una borsa da 100 o 60. Quanto costano le borse della Chanel? No comment. O Victoria's Secret? O non lo so, altri tipi di borse di altri marchi? No, ragazze, le potrei comprare se sono false, ma neanche. Io sono più per Made in Italy, ma mi avete visto che borse ho? Non sono tutte alcune. Una ce l'è Made in Italy, fa fila, questa è la fila, questa che avete appena visto, l'altra. Questa per esempio è dell'Avance, comunque mi sono piaciute. E nulla ragazze, se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollicione all'insù e fatemi sapere con un commentino qua in basso, man mano che pubblicherò questo video. Adesso non so quando pubblicherò questo video, ma a breve lo vedrete. E niente, noi ci vediamo al prossimo perché non so quando pubblicherò altri video. E un bacio, a presto, attivate la campanella di tutte le notifiche. Ciao, a presto, un bacio.